viaggio dentro un mondo economico potentissimo che è l'8% del PIL italiano. Considerate che l'8% del PIL italiano è più grande del prodotto interno lordo dell'Ungheria oppure di Slovenia, Croazia e Bulgaria messe insieme. Eppure non è oggetto questa economia di attenzione dei grandi media italiani. Inspiegabile quando le COP determinano interi comparti e settori della vita pubblica, la sanità, la logistica, i trasporti, la grande distribuzione. La grande distribuzione è una delle spine dorsali del mondo cooperativo. Pochissimi sanno che la grande distribuzione non guadagna dalla vendita delle merci sugli scaffali, ma dall'attività borsistica. Eppure le COP non possono andare in borsa perché svolgono un'attività solidaristica e mutualistica, ma ci vanno lo stesso. Allo stesso tempo le COP non possono raccogliere denaro a vista, dovrebbero farlo solo le banche nel mondo occidentale, eppure lo fanno lo stesso. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che in tantissime consessi economici di questi mondi che poi sono molto forti, preponderanti, anche oppressivi fino all'asfissia in alcuni territori come questo qui, hanno nelle subconcessioni, nei subappalti la criminalità organizzata, eppure nessuno può dirlo. Unieco, che è una grande cooperativa di Reggio Emilia, aveva nei subappalti esponenti, insomma, gruppi dell'Andrangheta, e contemporaneamente Unieco finanziava Liberaterra per le attività antimafia. C'è qualcosa che non va in questo sistema, ed è un sistema invece che andrebbe indagato, analizzato soprattutto per la sua capacità e legame con la politica. Oggi è possibile dire tutto, raccontare dov'è la criminalità organizzata, come si struttura, ci scriviamo sceneggiati e serial, però o addirittura è possibile addirittura chiamare il nostro Presidente del Consiglio il bomba, ma non è possibile raccontare l'economia delle cooperative. Oggi alle 16. In diretta Facebook sul canale del Movimento 5 Stelle Toscana trasmettiamo la presentazione del libro COP Connection, scritto da Antonio Amorosi. Partecipate in diretta numerosi.